Un regalo del governo Monti alla Sicilia. Con queste parole il presidente della regione Rosario Crocetta annuncia in conferenza stampa a Palazzo d'Orléans l'approvazione del decreto sulle discariche da parte del Consiglio dei Ministri. Il decreto prevede l'accelerazione della realizzazione delle discariche pubbliche e non riguarda l'intero ciclo dei rifiuti, ma punta a risolvere i problemi di Bellolampo e delle discariche dell'isola. Intanto sblocchiamo la situazione delle discariche. Bellolampo che chiudeva, sicuramente noi avremmo creato una situazione terribile per i rifiuti in Sicilia, perché parliamo di un quarto dei rifiuti che vengono smaltiti dal commissario di Palermo. Quindi il fatto che il governo ci è venuto incontro, il ministro Clini e il governo, io li voglio ringraziare, perché veramente ci permette di affrontare seriamente l'emergenza innanzitutto Palermo, un'emergenza che poteva diventare per tutta la Sicilia. Definitivamente tramontati gli ATO, adesso la gestione sarà immediatamente affidata ai comuni. I rifiuti possono essere gestiti dai comuni, adesso abbiamo fatto la delibera di indirizzo e i comuni immediatamente, utilizzando già la loro parte di ambito territoriale, potranno fare richiesta all'assessorato al territorio e ambiente per gestire anche direttamente i propri rifiuti nelle forme in cui vorranno, esternalizzandoli, mandandoli in appalto, in compartecipazione con soggetti privati, metà pubblico e metà privato, oppure direttamente in house. È un'innovazione e soprattutto anche questo è un provvedimento che aiuta molto la città di Palermo, che in questo momento, dopo il fallimento dell'AMIA, si sarebbe trovata in una difficoltà giuridica a gestire in modo organico e programmatico il sistema dei rifiuti, non individuando altre forme che non fossero quelle dell'ordinanza e dell'emergenza. Invece il Comune di Palermo può subentrare immediatamente nella gestione dei rifiuti che era prima di AMIA e affrontare questa situazione.